Ok, vediamo che cosa abbiamo qui. Oh, credo proprio che sia arrivato il momento di liberarsi di queste vecchie cose. Questo non so neanche che sia. Oh, ma questo è il mio Tetris. Aspetta, che hai detto? Cos'è quello? Sembra il controller di un'astronave. No, Sammy, è una console per videogiochi. Un videogioco? Posso giocare? Calma, mancano le batterie. Senza non potremo accenderla. Dammi un secondo. Sicuramente ho qualche batteria. Ecco a te. Sei sicuro che siano della giusta dimensione? Spero proprio di sì. Puoi controllare? Certo, vediamo un po'. Ehi, vanno bene. Però, oh, che strano. Oh sì, allora funziona? Oh, sembra proprio di no. Oh, la mia feta! Ora ho voglia di giocare a Tetris. Che posso fare? Capita sempre tutto a me. Sammy, non piangere, dai. Adesso ti faccio vedere una cosa. Finalmente qualcosa di interessante. Ciao ragazzi, oggi realizzeremo un Tetris di cartone. La prima cosa che ci serve ovviamente è del cartoncino. Un Tetris fai da te, dici sul serio, possiamo farlo? Sono sicura delle nostre abilità. Ci serviranno anche delle batterie? No, questa volta no. Oh beh. Ok, cominciamo. Intanto dobbiamo disegnare i nostri pezzi. Così. Ti ho portato qualcosa con cui disegnare. Sammy, mi spiace, ma ho già finito. Molto bene, allora ti aiuterò in un altro modo. Amici, ecco che cosa otterrete. E poi dobbiamo ritagliare tutto, eh? Mi raccomando, fate sempre attenzione col taglierino. È un lavoro delicato, chiedete sempre aiuto a un adulto. È molto più divertente lavorare insieme. È vero. Bene, cominciamo. Pensato che sarebbe stato meglio usare la magia degli slime. Ottima idea! Ora realizziamo il nostro Tetris in un attimo, grazie! Ecco i pezzi per la base. Mettete in pausa il video per osservare meglio il risultato. Intanto vi ricordo che sul canale ci sono tantissimi video di creazioni fai da te. Mettete mi piace a quelli che vi piacciono e iscrivetevi! Guarda un po', ho incollato tutto insieme. Ok, sì, andiamo avanti. Ok, ok. Adesso ci servirà un altro pezzo di cartone come questa griglia. Applichiamo un po' di colla bianca e lo incolliamo alla nostra struttura appena creata. Voilà! Mi raccomando, ragazzi, prendete correttamente tutte le misure. Oh, sì, possiamo aggiungere qualche decorazione? Naturalmente! Ottimo accostamento cromatico, Sammy! Ora dobbiamo fare le scritte. Ogni tuo desiderio è un ordine per me. Grazie. Ecco fatto, il nostro Tetris avrà 7 livelli. Fantastico, possiamo cominciare a giocare? Non ancora, diamo un tocco di colore, ok? Ci penserò, io lo farò in un attimo. Sai che questa è la mia parte preferita di ogni nostro progetto. È vero, comunque anche a me piace colorare. Ok, i miei mattoncini sono pronti, ma ne avremo solo due, non credo basteranno. Già, il Tetris non funziona così. Ho un'idea. Ehi, allora? Oh, così va meglio. Avete visto che colori fantastici, amici? Ti sfido a un duello all'ultima linea! Ah, sfida accettata! Sì, mi arrendo! Ma ecco quello che si prova giocando al vero Tetris! Certo, come no! Amici, guardate bene, dobbiamo fare lo stesso con ogni mattoncino! Stai facendo? Sulla tua vecchia console avevo notato dei pulsanti! Cosa? Secondo te ne avremo bisogno qui? Va bene! Come dovrei fare? Non preoccuparti, è tutto sotto controllo! Ecco, questo ti aiuterà! Hai appena portato una serie di oggetti verdi! Wow, Sammy! Mi hai davvero aiutato! Ecco qui alcuni pulsanti! Sono finti, ovviamente, ma renderanno più reale l'esperienza! Ok, che ne dici, Sammy? Dico che non avresti mai potuto farlo senza di me! Beh, questo è vero.
È rimasto solo un piccolo dettaglio. Creiamo un indicatore per sapere a che livello siamo. Riesci a sentire questo profumo, Susie? Riesco solo a sentire l'odore della colla. Io invece sento il profumo della vittoria! Davvero? Credo proprio che lo vedremo più avanti. Tra due campioni, Pensavo che non avessi mai giocato a Tetris. È solo un dettaglio. Allora chi comincia per primo? Sarò un gentiluomo, prego. Molto bene. Sì, ce l'ho fatta, ho superato il livello 1. Wow, non pensavo fossi così brava. Ma vediamo un po' come superi il livello 2. Forza. Questo è più difficile. Questa volta pensavo che non ce l'avrei fatta. È incredibile, ma di che cos'altro sei capace? Livello 3, suppongo. Aspetta un attimo, torno subito. E cosa? Ok. Ti mostrerò come fanno i veri campioni. Vediamo. Questo non mi servirà. Questo invece lo metterò da parte per adesso. Ehi tu, via. Bene, cominciamo. Allora, e questo va qui. Cosa c'è dopo? Eccoti qui, molto bene. Ta-da! Wow, Sammy, sei arrivato al livello 7 in 20 secondi. Come hai fatto? Susie, questo è un metodo segreto. Roger, è stato il re del Tetris che me lo ha insegnato. Devo ammettere che sei un grande giocatore. Amici, lasciateci un pollice in su se vi piace il nostro Tetris. Ci vediamo presto, ciao! Vi abbracciamo tutti, a presto!